Terme Vigliatore al voto per decretare il successore di Bartolo Cipriano, che dopo due mandati consecutivi non potrà più candidarsi. La sfida è a due dopo il ritiro del farmacista Santi La Maestra e la conseguente uscita di scena del gruppo L'Alternativa C'è. Il duello sarà tra il medico cardiologo Domenico Munafò, supportato dalla lista Volare Alto, e l'ingegnere Angelo Sottile, che tenta la conquista del Palazzo Municipale con Nuova Rinascita. Munafò rappresenta la naturale prosecuzione dell'operato dell'amministrazione uscente. Angelo Sottile ha invece spiegato la sua scelta di candidarsi, parlando anche dell'esigenza di rinnovamento. Idee su idee e una campagna elettorale, almeno fino al momento, all'insegna del fair play. Toni pacati e tranquilli, pur con la ferma convinzione di portare avanti ciascuno le proprie idee e i propri percorsi politici. Un solo episodio, comunque minimizzato dal diretto interessato, ha turbato fino a questo momento il clima. Ignoti hanno dato alle fiamme alcuni manifesti di propaganda del candidato Munafò, che dal canto suo ha parlato di ragazzata. L'episodio ha ricevuto la ferma condanna da parte del suo avversario. Angelo Sottile ha infatti espresso solidarietà al suo rivale elettorale. La campagna elettorale è pronta a decollare, i temi di confronto in un paese dalle tante risorse non mancheranno. Dottore Munafò, intanto la domanda appare anche scontata: perché decidere di scendere in campo per conquistare la poltrona di primo cittadino del suo paese? Le motivazioni sono diverse, ma sostanzialmente una è quella fondamentale, cioè mantenere saldo un gruppo che in questi anni è stato protagonista nel nostro paese. L'uscita di Bartolo Cipriano, per ormai aver raggiunto i due mandati, quindi necessitava di una guida che potesse mantenere saldo quel gruppo. Ecco che il gruppo, diciamo, noi lo definiamo storico, si è coalizzato sul mio nome, ritenendo che io potesse avere le qualità per poter assumere la guida di questo gruppo e continuare un percorso politico che abbiamo iniziato negli anni passati. Nella scorsa notte c'è stato un episodio poco piacevole riguardante alcuni manifesti elettorali di propaganda suoi. Sì, è un episodio spiacevole sul quale comunque io non voglio enfatizzare. Reputo si tratti di un atto vandalico, di una semplice bravata, di una ragazzata, e quindi nessun elemento mi porta a pensare a cose diverse. Fino adesso si è svolta una campagna elettorale molto serena, con toni pacati, ci siamo confrontati sui programmi e sul progetto politico che io voglio portare avanti, quindi non ho notato nessun elemento disturbatore dell'equilibrio della campagna elettorale. Mi auguro che la mia impressione possa essere confermata dalle indagini che ci sono in corso. Comunque voglio assicurare tutti i miei sostenitori, simpatizzanti e amici che c'è la massima tranquillità, di non inasprire i toni assolutamente, perché noi vogliamo essere protagonisti nel portare avanti un progetto politico fatto di idee e di fatti, e quindi non vogliamo spostare l'attenzione su altro. Quindi proseguiamo la nostra campagna elettorale, io mi sento sereno, assolutamente tranquillo. Ripeto, non ci sono elementi che mi facciano pensare ad altro, quindi assolutamente tranquillità. Ha parlato di programmi elettorali, lei da subito ha puntato molto sui giovani, sul dialogo con i giovani. Cosa ha pensato per Terme Vigliatore? Ripeto, il mio è un progetto politico che è stato costruito negli anni, e il tema era quello di dare continuità all'attività politico-amministrativa del passato, di cui io ne faccio orgogliosamente parte, ma nello stesso tempo di introdurre elementi di rinnovamento e di ringiovanimento nella lista. Questo è stato raggiunto. Io su questo scommetto, è una mia scommessa fatta con convinzione, puntare sui giovani, perché il futuro appartiene ai giovani, se lo devono costruire,
ma bisogna dargli la possibilità per poterlo costruire. E la possibilità io gliel'ho data facendo una lista in questa direzione. Quindi questo è coadiuvato anche da una componente di veterani, fra virgolette, quindi quelli che hanno un'esperienza politica amministrativa, ma puntare sui giovani è un elemento di forza di questo gruppo che ho cercato di dimostrare con i fatti e non semplicemente con le parole. Già la composizione della lista, la designazione degli assessori è un segnale forte di questo mio convincimento. Terme Vigliadore ha delle peculiarità importanti, tra l'altro c'è una cura quasi maniacale del verde pubblico che negli ultimi anni l'ha portata anche alla ribalta nazionale. Ci sono insomma degli spunti da cui sviluppare nuove forme di economia, di turismo. Ma adesso è giunto il momento di cercare di fare il salto di qualità. Il mio simbolo, volare alto, vuole proprio esprimere questo concetto. Noi negli anni siamo stati, devo dire, protagonisti anche nell'Interland, perché abbiamo curato l'aspetto, diciamo, il decoro del paese. È chiaro che un punto del mio programma che è fondamentale è quello di completare la riqualificazione urbana del paese, quindi intervenire principalmente sulle strade, sui marciapiedi, per completare quell'opera di decoro che si è iniziata con il verde pubblico, ma che deve essere ancora completata con la riqualificazione di tutto il territorio. Quindi sull'aspetto, diciamo, del rilancio dell'economia del paese, puntare sul turismo è fondamentale perché il nostro paese è inserito nei paesi turistici. Dobbiamo puntare noi allo sviluppo del turismo sotto due o tre aspetti fondamentali che noi abbiamo, si ripetono costantemente nelle campagne elettorali, ma io ne voglio fare un punto di forza su questo aspetto. Noi abbiamo un turismo che potrebbe essere e deve essere diverso. Noi abbiamo un turismo di tipo balneare e un turismo di tipo termale. Dobbiamo implementare questi due aspetti e puntare, cosa che fra l'altro i presupposti ci sono tutti, sotto l'aspetto del turismo su base culturale, perché noi abbiamo una villa romana, quindi un reperto di grandissimo valore archeologico, abbiamo un progetto di riqualificazione che è nelle fasi ormai di completamento dell'iter, siamo nelle fasi di espletamento della gara d'appalto, quindi i lavori dovrebbero iniziare a breve tempo, quindi questo è anche un segnale chiaro che noi vogliamo puntare sotto quest'altro aspetto del turismo. Chiaramente tutto questo può portare a un aumento, all'incremento dell'economia del nostro territorio e quindi un elemento di sviluppo fondamentale che a sua volta si riverserà su quelle che sono tutte le attività del nostro territorio, delle attività commerciali, artigianali, perché aumentando un flusso turistico in questo momento significa anche implementare tutto quello che è l'indotto del turismo. Un altro aspetto che è legato a questo è quello della riqualificazione del lungomare, una pianificazione urbanistica della parte a mare. Uno dei punti importanti di tipo programmatico è quello di intervenire immediatamente il giorno dopo dell'esito delle urne, auspicandoci che io possa essere il vincitore, iniziare dalla zona che va
da Cannotta fino a Quitta Cannotta fino a Marchesana Maceo, la riqualificazione di quella parte del territorio dando un assetto urbanistico adeguato e diciamo sanare quella situazione che è ormai incancrenita per i diversi aspetti di tipo burocratico, che oggi quella fascia viene un po' stralciata perché c'è il problema del 150 metri della battigia. Quindi siamo in una zona di sviluppo turistico però che non può assolutamente decollare se non si interviene in quel settore. Quindi qua bisogna investire tutte le energie e le risorse presenti nell'amministrazione perché il problema possa essere risolto nel più breve tempo possibile. E poi l'aspetto di quelle infrastrutture recettive per il turismo, del turismo balneare, intendiamo che anche lì siamo in una situazione un po' da definire. Perché scegliere, perché decidere di correre per la poltrona di sindaco di Terme Vigliatore? Il perché, visto che io ho una notevole esperienza amministrativa per quello che ho fatto nella mia vita, ho constatato, anche partecipando col mio gruppo politico alla vita amministrativa dell'ultimo quinquennio, il disastro amministrativo, economico di questo paese, il disastro di assoluta nessuna prospettiva di futuro, e quindi non ritenendo possibile per la mia personalità, per la mia coscienza, girare dall'altra parte l'attenzione, ho ritenuto che sia un dovere personale come padre di famiglia, adesso sono pure nonno, per tutti i giovani ragazzi di questo paese, di impegnarmi per tentare di ricostruire questa comunità, per tentare di dare un futuro, per tentare di risollevarla. E quindi senza criticare le altre ricette, io sono sin dall'inizio impegnato in questa diciamo campagna elettorale. Ho un progetto politico, ho delle idee molto chiare su come si deve sviluppare questo paese, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dal punto di vista di prospettiva economica e quindi di futuro economico, ma anche e soprattutto, perché ritengo che sia molto importante, sul piano sociale, sul piano della vivibilità, perché questo è un paese abbandonato, preda di tutti, diciamo, piccole e grandi consorterie del malaffare. Quindi bisogna anche ripristinare una classe dirigente che dia anche l'esempio dal punto di vista sociale, che dia anche l'esempio che esistono delle regole, che si vada in procedura, che ci siano procedure di legalità, di sviluppo e quant'altro. Quindi ho ritenuto di avere questo dovere nei confronti dei miei concittadini. Io sono un ragazzo di questo comune che ha avuto la fortuna di poter studiare, mi sono laureato al Politecnico di Torino, ho fatto tante cose nella mia vita, adesso ritengo di avere il dovere di dare tutto me stesso per cercare di arginare, di mettere un punto a questa deriva sociale, politica, amministrativa e di sviluppo di questo paese. Senza guerre, senza attacchi personali, ma io ho una serie di idee di come poter sviluppare questo paese, una serie di prospettive. Certamente molti in questa campagna elettorale, e anche sia di Terme sia fuori Terme, magari non gradiscono la mia candidatura perché sanno che, come si dice così fra virgolette, io sono una persona che non si fa tirare la giacchetta da nessuno, né da grandi politici fuori di Terme, né da personaggi o da potentati di Terme. Quindi sono un personaggio che per certi versi è scomodo, perché sanno che se io vado al comune sarò in grado, ho le spalle larghe per non dire altro, di ragionare con la mia testa e con il gruppo degli amici che crede in questo progetto. Ho fatto una lista prevalentemente di giovani, ma giovani preparati, giovani che laureati, giovani che hanno qualcosa da dire, che vogliono imparare e vogliono mettersi a disposizione della collettività. Io avrò come compito
oltre a quello di cambiare il verso a questa amministrazione, a questa gestione, anche quello di fare da allenatore a questi ragazzi e vedere se questi che hanno questa voglia, chi è che poi avrà la capacità, il senso di sacrificio, la passione politica, che diventerà la classe dirigente del futuro. Perché una delle cose che purtroppo a terme stiamo verificando in campagna elettorale è che c'è uno scollamento molto forte dei giovani, delle persone valide rispetto alla vicenda del comune, e questo è un grave danno, e bisogna ricostruire, ridare entusiasmo, senso di appartenenza a una comunità, perché se non c'è i giovani validi che si avvicinano alla cosa pubblica, alla politica, non c'è futuro, non si può andare avanti. Io non sono uno che vuole attorno alla mediocrità per poter fare chissà che cosa al di sopra di tutti. Io voglio persone valide che mi stanno vicino. Ho fatto un programma molto diciamo ricco, molto preciso, perché poi sono impegnato a realizzare quelle cose che ho scritto, e quindi l'affronto con serenità questo problema, ma vorrei che si cambiasse regime, perché anche il Consiglio Comunale ovviamente non sono soddisfatto di come che clima c'era, che impegno, che professionalità, che preparazione. Io vorrei che la squadra di giovani che ho io crescesse, si rendesse conto che è un ruolo importante, che è un ruolo determinante per il futuro del nostro paese. Ovviamente darò grande attenzione anche, e l'ho dimostrato candidando anche a capolista il giovane Gianluca Quartodecimo, che è un ragazzo che ha la sclerosi multipla, ma che ha avuto un grande coraggio, si è laureato in scienze politiche, vuole fare consigliere comunale, vuole dare una mano a questo comune, e quindi io glielo consentirò, mi impegno a farlo, ma ho sempre detto, non per un fatto di affetto, di pietà o di quant'altro, ma perché è un ragazzo che è importante come esempio, come testimonial di un mondo a cui io darò molta attenzione, e in conseguenza, in coerenza a quanto detto in quel comizio, il primo assessore esterno della mia squadra è una persona che professionalmente vive in questo, riabilitazione di diciamo persone con handicap, e che al primo comizio di domenica comincerà a far capire quale progettualità, quale idea abbiamo noi di assistere le persone che stanno male, ma anche le famiglie che sono in grandissima difficoltà. Le risorse di una comunità, di un comune, non possono essere sprecate in contenziosi molto strani o in altre cose, devono essere impiegate con senso di grande rispetto dell'uomo, soprattutto per chi ha difficoltà, e questo è un mio preciso obiettivo che io ho annunciato, che io sto seguendo, mettendo come assessore una persona che vive questa, professionalmente questo mondo, che ci darà tante idee, tanti progetti che non voglio anticipare perché voglio che le dica lei, e quindi cioè è una strada di coerenza la mia, è una strada che voglio, desidero insieme a tutti i ragazzi, perché da soli non si può fare niente. Io ovviamente ho il compito, vista la mia esperienza, vista la mia storia personale, visto quello che io ho combinato nella mia vita, oggi voglio mettere a frutto per rilanciare questa mia comunità. Questo è il mio vero obiettivo. Lo faccio serenamente, ho un progetto politico bello, pulito, serio, e sin dall'inizio mi sono speso insieme a qualche altro amico importante, diciamo socialmente e politicamente, di Terme, senza mai guardare di vincere, di perdere. Io faccio quello che sento di fare,
ci siamo proposte con coerenza dal primo minuto. Adesso siamo in battaglia due candidati, faremo la mia proposta che è nettamente diversa, io direi in antitesi con la proposta dell'altro candidato sindaco, perché lui dichiaratamente per la continuità, noi riteniamo che il comune non sia stato amministrato per nulla bene, che ci sono, siamo quasi al disastro economico, siamo realmente al dissesto, e quindi noi proponiamo una ricetta diversa con un candidato diverso che ragiona esclusivamente con la sua testa e con il gruppo che si è creato e con chiunque voglia portare un contributo nella direzione del rispetto della cosa pubblica, nella direzione del rispetto della comunità. Cioè, uno dei pilastri della mia azione politica è che io, nel momento in cui ci possono essere contrasti fra un privato, più privati o cordate di potentati e la comunità, sceglierò sempre l'interesse di tutti, l'interesse della comunità. E quindi questo è già un mio bigliettino da visita, perché finora in tutte le manifestazioni di questo comune, compreso il neonato piano regolatore che è stato sospeso, si è fatto sempre tutto inseguendo l'interesse di qualche privato a discapito degli interessi generali del comune e quindi della comunità. Questa è la prima base fondante della mia azione politica, è quello che io ribalto tutto. Io sarò per difendere gli interessi del comune e quindi della comunità.